Bene, allora benvenuti, siamo Nico Studio Dev, NicoStudio.dev è il link a cui dovete collegarvi e come vedete ci sono varie possibilità, una volta che siete registrati, e fra le possibilità c'è la possibilità di cercare della documentazione. Noi ora vedremo un po' di documentazione grafica, cioè quindi le librerie grafiche che sono opzionali. E in particolare la micro o micro 3D. La micro 3D vi spiega nella documentazione un po' come funziona e vedete che vi dà un po' di basi, vi dice che dovete costruirvi, e questo è un classico per tutti i programmi di videogame, una scena. Per dire, in questo tutorial vi spiega come creare una scena vuota, come impostare il background con questa RGB, che diventa abbastanza scuro, vi spiega come mettere una semplice cubo alla scena, quindi bisogna costruire il box, impostare la posizione, impostare il colore, sempre con RGB, aggiungerlo alla scena. È importante avere quantomeno una luce nella scena, una directional light in questo caso, e impostare il colore di questa directional light. E poi bisogna mettere la camera che è quella che guarda un po' il nostro oggetto. Questa qui è l'impostazione. Per fare l'update facciamo una cosa che faccia ruotare il cubo, quindi c'è una funzione update che fa questo mestiere, e poi una funzione di rendering, una function di draw. Sapete che nel nostro Micro Studio abbiamo sempre definire le impostazioni iniziali, come si imposta la scena, che cosa succede ogni volta che si passa un frame e soprattutto cosa deve fare quando deve fare deve fare la funzione. Ora io queste funzioni qua le provo velocemente a mettere in un progettino per farvele vedere. Ecco, quindi creiamo un progetto, vi faccio vedere praticamente com'è la struttura, e qui facciamo create, qui l'ho già creato, ma ne faccio un altro. Facciamo un nuovo progetto, che vi faccio vedere l'esempio di M3 di intro 2, visto che la intro 1 l'ho già fatta. Nell'advanced gli dovete dire quali sono le librerie grafiche che volete utilizzare, e noi useremo il Micro 3D, e a questo punto vi facciamo create project. A questo punto vedete che abbiamo la init, l'update, la draw, e al posto di queste funzioni ci mettiamo quello che abbiamo preso da prima, quindi l'inizializzazione della scena. Vedete che la prima parte è l'inizializzazione della scena. Poi abbiamo la costruzione del cubo, quindi qui potremmo dire che si inizializza la scena. Io posso lasciare così, inizializzo la scena scura. Questo qui crea il cubo, di un colore più o meno rossiccio RG, quindi tra rosso e verde, quindi sarà tipo blu più o meno. Lo aggiunge la scena come visto prima, e qui crea la luce, la luce quasi bianca. Vedete che è 255, 117, 198, e poi praticamente imposta la camera. Imposta la camera. Dopodiché, semplicemente, se voglio che il cubo giri attorno all'asse Z, cioè Y, quella verticale, basta che gli dovrei modificare la Y per semplicità. Quindi la box rotation.y più uguale 0,02. 0,02 è una quantità abbastanza piccola. E poi nella function, la draw, faccio render. Ora, se faccio il play di questa funzione qua, vedete che l'ho fatto giallo innanzitutto, quindi rosso più verde fa giallo, e vedete che lo fa girare in questa direzione. Ora, quello che è interessante, sempre interessante vedere
in Micro Studio, che potete fare ad esempio control e lasciate, e potete modificare ad esempio un parametro per vedere l'effetto in tempo reale. Quindi qua ad esempio vedete che man mano che diventa, verso, in realtà fa un incremento di 1 che è un pochino piccolo, quindi facciamo, vabbè, comunque potete vedere che anche modifiche di questo tipo permettono di vedere la differenza di qualunque cosa. Se cambiate uno dei il colore di questo coso qua, ad esempio, invece di metterlo su 55, vedete che essendo limite non si vede la modifica perché è stata fatta a inizio programma, quindi per vederla dovete fare stopparlo, cioè fare il restart del progetto, e vedete che è cambiato il colore. In questo caso la modifica avviene non in tempo reale perché questa procedura qua è stata già eseguita all'inizio del programmino. Quindi, come vedete, l'impostazione della scena con i nostri oggetti, tra cui la camera, la luce e il cubo, vi ricordo niente Blender, tutto ciò. Poi la possibilità di modificare dei parametri dell'oggetto, degli oggetti nella scena, e poi il rendering della scena usando la camera predisposta. Questa, diciamo, è la base per lavorare in 3D con il mio Micro Studio.